Sono Salvatore Leggero, faccio l'imprenditore fin da quando ero piccolo. Ho cominciato a 14 anni la mia prima attività imprenditoriale e non ho mai più smesso, mi piace troppo. Sono arrivato all'immobiliare circa 20 anni fa, guadagnandomi col tempo l'appellativo di Mr. Real Estate, come sono stato spesso descritto sulla stampa, ma è un termine con il quale in realtà spesso mi sfottono pure. Con gratitudine e umiltà penso di poter dire di aver fatto cose importanti in questi anni nell'immobiliare in Italia e senza mai aver avuto problemi seri, nonostante controlli, spiegazioni e vessazioni a cui inevitabilmente vengono sottoposti gli imprenditori che ottengono successi superiori alla media. Poiché però la vita ci riserva sempre delle sorprese, dall'oggi al domani mi sono trovato catapultato in una situazione che mai mi sarei aspettato di vivere. La Banca Popolare di Bari, che era la mia maggiore finanziatrice in Italia, è improvvisamente fallita. Così, dall'oggi al domani. E quindi una mattina presto mi hanno suonato alla porta e sono stato arrestato insieme ad altre 13 persone, con l'unica colpa di essere uno dei clienti più importanti di quell'istituto. Senza andare nei dettagli della faccenda, voglio solo dirvi che sono l'unico dei 14 arrestati che immediatamente dopo essere riuscito a farsi sentire dal giudice è stato rilasciato e anche con un'accusa notevolmente ridimensionata. Dopo soli 15 giorni di tempo, un record per la giustizia italiana, ero l'unico tornato libero come prima, ovviamente come sono ancora adesso. Mi sembra che anche solo questo voglia già dire qualcosa su quanto io potessi essere coinvolto in tutta quella faccenda, non vi pare? E da lì, come ho sempre fatto nella vita, sono subito ripartito a testa bassa a difendere le mie attività, minacciate ovviamente dalle mille difficoltà finanziarie create dal fallimento della banca. Qui però mi sono scontrato con una problematica che non mi ero mai trovato ad affrontare in 40 anni di onorata carriera. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui sto registrando questo video, perché quello che è successo a me potrebbe davvero capitare a chiunque. Infatti, a causa della mia notorietà come immobiliarista, la notizia del mio arresto era stata riportata su decine di testate giornalistiche, senza che però le stesse si premurassero poi di comunicare anche la mia immediata liberazione e tutto ciò che ne è conseguito. Quindi non solo mi sono ritrovato con la mia reputazione infangata da decine di articoli che non hanno mai avuto un seguito, ma addirittura alcuni hanno continuato a dire impuniti che mi trovavo ancora agli arresti domiciliari. Addirittura Monitor Immobiliare, una piccola testata di settore, invece di dare voce ai protagonisti dell'industria immobiliare italiana tramite una corretta informazione, continua ancora adesso a gettare discredito su di me e sulla mia storia. Sinceramente, suppongo che sia perché non gli ho mai voluto comprare pubblicità in passato, perché ero convinto che fossero soldi buttati via, e quindi oggi capisco anche il loro livore nei miei confronti. Ma trovo vergognoso che continuino a usare malevolmente la mia storia solo per recuperare ancora qualche misera visualizzazione in più sul loro sito. Perché sono convinto, come voi, che l'informazione è certamente un valore, ma il libero pettegolezzo no. Certo, io ho fatto le mie querele, ho messo di mezzo avvocati, ma purtroppo sulla stampa, come online, ognuno può permettersi di dire qualsiasi cosa, così intanto se ne parla, anzi se ne sparla, e poi fra anni vedremo. Quindi, come vi dicevo, faccio questo video fondamentalmente per due motivi. Il primo è per ricordare a tutti di stare molto attenti quando si leggono le notizie e prima di trarre delle conclusioni affrettate. Quello che è successo a me può accadere a chiunque, anzi, ho scoperto che purtroppo succede spesso. E vi auguro di non trovarvi mai voi in questa spiacevole situazione dove vieni brutalmente sputtanato, scusate il termine, senza che tu abbia fatto nulla per meritartelo, ovviamente poi con tutte le conseguenze che ne derivano. Vi basti pensare, giusto per fare un esempio, che l'altro giorno
su 4 clienti che dovevano comprare un'unità immobiliare da me, 3 di questi, come normalmente accade oggi, sono andati su Google a digitare il mio nome prima di incontrarmi. Ebbene, non hanno più voluto avere niente a che fare con me. Non mi hanno consentito nemmeno di parlare con loro al telefono. Il quarto, invece, con cui ho avuto la possibilità di parlare personalmente, spiegando la situazione in cui mi sto trovando, non solo è diventato mio cliente, ma mi ha fatto i complimenti per come sto gestendo la situazione, mostrandomi anche un'incredibile solidarietà. Ma è ovvio che, nonostante questo mi abbia fatto enorme piacere, le 3 vendite perdute per tutta la spazzatura che ancora si trova online su di me non me le ripaga più nessuno e rappresentano senz'altro il classico danno oltre alla beffa che sto vivendo. Il secondo motivo per cui registro questo video è per far sapere a tutte le persone che hanno avuto a che fare con me e che hanno e che avranno a che fare con me che sono una persona seria e onesta, come ho sempre dimostrato per una vita intera e come il tempo dimostrerà ancora in questa occasione. E voglio farlo così, mettendoci la mia faccia e facendovi sapere che continuerò sempre a fare del mio meglio come imprenditore, guidato dalla positività e dall'entusiasmo che mi hanno sempre contraddistinto. Sono convinto che male non fare è paura non avere e sono certo che tutta questa faccenda alla lunga diventerà un mio grande punto di forza, sia personale che professionale. E quindi posto questa registrazione con l'augurio che quando in futuro qualcuno googlerà il mio nome, oltre al mostro sbattuto in prima pagina, trovi anche questo video, così da farsi un'idea un po' più veritiera e obiettiva di me, della mia professionalità e affidabilità. Con questo, grazie per avermi seguito fin qui e spero di incontrarvi presto per farci 2 risate insieme.